Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il politico Morra del Movimento 5 Stelle avrebbe pronta una lettera anticasaleggio che va verso le 100 firme. Riunioni online su Zoom, incontri segreti o meno segreti dentro il palazzo, vertici notturni, conciliaboli. La strada che porta agli stati generali del 7-8 novembre, che probabilmente si svolgeranno online, virtuali, non avranno lo stesso effetto di stati generali faccia a faccia. Molti parlano di una sorta di kermesse farsa, quella che si sta progettando, ma ci sono speranze, sospetti, grillini pessimisti. Il rischio è che si trasformi in uno show dove i giochi sono già fatti, con scelte preconfezionate. C'è invece chi spera di trovare il modo in quella kermesse di poter fare delle scelte, dei cambi di direzione, di organizzare i parlamentari. Ma l'ultimo a uscire dallo scoperto è Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, che invita i parlamentari a un incontro in programma domani alle 19:30 a Palazzo San Macuto. In quella sede il presidente della Commissione Antimafia presenta l'idea progettuale per il futuro del Movimento 5 Stelle. Nelle chat grilline circolano dei PowerPoint con i punti salienti della mozione Morra dal titolo Idee in Movimento. Abolizione della figura del capo politico, elezione di un coordinamento nazionale del Movimento 5 Stelle, composto da 11 persone, regolamentazione unica di Meetup e regolamentazione del rapporto tra Movimento 5 Stelle e Rousseau. Sono alcune delle proposte che Morra presenterà domani ai colleghi 5 Stelle. Naturalmente non è piaciuta alle opposizioni, a Forza Italia, che con Elvira Savino lamenta l'utilizzo di spazi istituzionali per riunioni di partito. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle non ha delle sedi come hanno gli altri partiti, quindi utilizzano quel che trovano, i palazzi nobiliari della politica. Mentre parole guerriere, mi fa troppo ridere questa corrente che si chiama parole guerriere, veramente. Veramente, non ho parole ma non le posso dire. Venerdì alle 14:30, parole guerriere, la corrente del Movimento 5 Stelle, animato dalla deputata Dalila Nesci, che vorrebbe trasformare i 5 Stelle da movimento liquido in organizzazione politica democratica, cioè movimento liquido dove i parlamentari non sono di carriera e vengono licenziati, nel senso che non si possono più candidare dopo due mandati, diventerebbe un vero e proprio organizzazione politica democratica, un partito politico con strutture e ruoli ben definiti. E dice: presenteremo la nostra proposta agli stati generali, spiegandone i motivi e gli intenti, annuncia la parlamentare calabrese. Fanno parte di questo gruppo, tra gli altri, Carlo Sibilia, Luigi Gallo, Giuseppe Brescia, quest'ultimo primo firmatario di una lettera indirizzata al capo politico reggente Vito Crimi, in cui si chiede di trasformare l'associazione Rousseau in formazione di servizi puro e di perfezionare l'autonomia finanziaria del Movimento 5 Stelle, garantita dalle donazioni degli eletti. Ma attenzione, c'è una cosa interessante che io condivido. Piuttosto che avere un Movimento 5 Stelle, cioè un partito dove c'è una piattaforma Rousseau che è solo un posto dove c'è gente che si iscrive e vota, ma non è la base. Si può iscrivere chiunque di voi, non c'è tessera di partito, non c'è da pagare niente, è come iscriversi a Facebook. Ci si iscrive e dopo 6 mesi, 8 mesi si vota, 6 mesi. Quindi la piattaforma Rousseau, secondo me, non serve assolutamente niente. Chiedere a degli iscritti a un portale che cosa ne pensano su qualcosa, non ha senso perché non è la base. E poi, soprattutto, un partito, il Movimento 5 Stelle, dove c'è Grillo che comanda, si fa sentire su Facebook, fa un video, bisogna interpretare il video, cosa ha detto Grillo. Casaleggio che si atteggia a fondatore e vuole dettar legge, ma nessuno se lo calcola. Dove c'è un capo politico che è un semplice passacarte, come lo definiscono nei 5 Stelle, dove c'è un politico ombra Di Maio e dove c'è praticamente nessuno, in un luogo dove nessuno decide perché
È praticamente un partito padronale dove c'è il padrone dell'impresa che è Grillo, che un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, oppure non dice, nessuno sa chi deve decidere, nessuno prende decisioni perché poi Grillo magari dice è Grillo lui che comanda. Quindi al posto di una struttura di questo tipo, che non è una struttura, no? Sembra un'azienda familiare dove c'è il padrone Grillo, i dipendenti che devono fare quello che dice lui, piuttosto che una cosa del genere, a questo punto è meglio organizzarsi come un vero e proprio partito, un'organizzazione politica democratica, come dice quella corrente che mi fa ridere il nome Parole Guerriere. Ma cosa vuol dire Parole Guerriere? Ma fatemi il piacere, Parole Guerriere, ma meglio che non aggiungo altro. Vabbè. Comunque, la trasformazione, come dice Brescia, dovrà concludersi non oltre la data di indicazione di qualsiasi assemblea degli iscritti o di votazione sulla piattaforma Rousseau. In vista degli Stati Generali serve un contratto di servizi chiaro e trasparente tra Rousseau e il movimento. Praticamente la piattaforma Rousseau la vogliono derubricare a fornitore, come il fornitore della carta, delle penne, della carta igienica, no? Ma cancellatela sta piattaforma, non serve a niente. Su, ci sono le elezioni che scelgono dei rappresentanti politici, i rappresentanti politici in Parlamento dovrebbero fare gli interessi di chi li hanno eletti. Lasciate perdere una piattaforma dove ci sono gli iscritti, che può essere chiunque, che decide su quello che devono fare i politici di un movimento, a cui gli iscritti alla piattaforma potrebbero essere di tutt'altro partito, che partecipano solo per creare zizzania. Quindi la piattaforma Rousseau andrebbe quella sorta di democrazia diretta che non ha senso, perché la democrazia diretta si fa durante le elezioni politiche, e quella è l'elezione democrazia diretta, che poi direttamente dà l'incarico ai politici che vanno in Parlamento, no? Per ogni cosa chiediamo agli iscritti. Allora fate un bel, guardate, c'è un qualcosa di gratis che non dovete pagare 300 euro al mese. Fate una bella pagina di Facebook, no? Che la chiamate Rousseau, chiamatela Giovanni, chiamatela quello che Parole Guerriere. Chiamatele parole al vento, no? Parole interessanti. Una bella pagina di Facebook dove si possono fare anche i sondaggi nelle pagine di Facebook, e chiedete a tutti quelli che si iscrivono alla pagina di Facebook cosa volete fare, no? Potete avere anche, al posto che 90.000 iscritti, potete averne milioni, no? Tanto è uguale. La piattaforma Rousseau sono iscritti chiunque. In una pagina di Facebook si può iscrivere chiunque. Ecco, vi ho trovato la soluzione. Fate una bella pagina di Facebook e abbiamo concluso con i 300 euro che non volete dare a Casaleggio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Instagram, in Facebook e nell'altro canale, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.